Passata la tempesta, odo augelli far festa e la gallina tornata in su la via, che ripete il suo verso, ecco il sereno, rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna e chiaro nella valle il fiume appare, ogni cor si rallegra in ogni lato. Risorge il romono, torna il lavoro usato, l'artigiano a mirar l'umido cielo, con l'opra in man cantando fassi in su l'uscio. A prova vien fuori la femminetta cor dall'acqua. Delle novelle piove, l'erbaiuol rinnova, di sentiero in sentiero il grido giornaliero. Ecco il sol che ritorna, ecco sorride. Per li poggi e le ville apri i balconi, apre terrazzi e logge la famiglia, dalla via corrente o di lontano, tintinnio di sonagli il carro stride del passeggero che il suo cammino ripiglia. E continua. Questa potrei andare avanti per altri 2 minuti. La quiete dopo la tempesta del nostro grande poeta Giacomo Leopardi. Tribù rossonera, tribù di gente vera. Buon sabato 29 di gennaio a tutti e a tutti e bentornati e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Ho voluto iniziare con La quiete dopo la tempesta, un'opera scritta dal nostro caro Giacomo Leopardi nel 1829, una poesia che fu pubblicata 2 anni dopo e il componimento appartiene ai famosi canti, chi di voi non li ha studiati soprattutto alle scuole medie e in particolare alla sezione dei canti pisano-recanatesi o i grandi idilli. In questo componimento il poeta cosa fa? Un tono inizialmente festoso ed esultante nel descrivere la vita che riprende, più animata e operosa di prima, dopo un forte e violento temporale. Posso continuare anche a descrivere un po' meglio perché tra l'altro Giacomino mio bello Leopardi è stato uno dei, insieme a Alessandro Manzoni, a Dante Alighieri, D'Annunzio, di quelli che più mi hanno, Pirandello, mi hanno segnato nella mia infanzia e adolescenza. Ho avuto delle professoresse di italiano che mi hanno davvero scaldato il cuore con queste poesie che ormai sembrano lì scritte in un tempo che fu, visto che al giorno d'oggi, se non è tutto relazionato alla tecnologia e cose di internet, si è persa questa poesia. E ho voluto oggi cominciare un po' con questo ottimismo, perché in questi giorni davvero mi sembra di aver vissuto una tempesta rossonera, soprattutto di malumori, di persone molto incazzose, che non credono in questa società, nel progetto. Allora, io di tempeste, da buon milanista, chi mi conosce sa, avendolo cominciato a tifare quando ero in Serie B nell'82-83, ne ho viste e parecchie. Ho visto anche tanti momenti di gloria, momenti di grande giubilo. Però, adesso che c'è stata questa tempesta settimanale dove sono stati acquistati Vlahovic alla Juve, Gosens all'Inter, vediamo squadre come la Fiorentina che addirittura sembra su Agustin Alvarez, quell'attaccante del Peñarol, a parte Cabral, attaccante del Basilea, che sta facendo veramente una squadra adesso con i soldi della vendita di Vlahovic, vedremo una Fiorentina in rialzo. Piuttosto che un temporale anche di giocatori fioccati dal cielo in questo mercato di cui non ne abbiamo preso neanche uno, i vari Botman, Diallo, piuttosto che Camara anche a centrocampo, si è parlato di Favre, Bremer, ce ne sono veramente stati tanti. Adesso ultimo è stato proposto anche un giocatore del Marsiglia, Saliba e bla 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 bla, Aubameyang, ne abbiamo sentiti di tutti i colori. E dunque, io adesso invece voglio far sì che torniamo un po' a sorridere. E so che per molti di voi è difficile poter accettare un Milan che debba andarsi a cercare dei giocatori diciottenni come Lazetic invece di puntare magari proprio su un attaccante di esperienza già, come
come Cabral, come ha fatto la Fiorentina, piuttosto che andare a o un Vlahovic, subito sfondare con giocatori così come un tempo quando compravamo i Gullit, i Van Basten, i Rijkaard, i Roberto Baggio, Savicevic, Weah, i Boban, gli Inzaghi, gli Shevchenko, tutti i più grandi giocatori che abbiamo avuto nella storia del Milan. Però dobbiamo, secondo me, adesso, detto in una maniera un po', passatemi il francesismo, un po' mettere il culo a bagno. Dobbiamo mettere il culo a bagno anche perché sappiamo benissimo che questa società non è una società che ha intenzione di proseguire in eterno con il Milan. È un fondo che è venuto per mettere a posto dei bilanci di una società veramente inesistente come quella cinese, che ci hanno promesso in lungo e in largo un'estate fatta di cose formali che poi non hanno portato ugualmente da nessuna parte. E quindi, per quanto noi possiamo criticare la tenuta di Elliott, di questa società, dobbiamo renderci conto che come fondo il loro obiettivo è proprio questo, mantenere una sostenibilità a livello di bilancio, a livello economico e scordiamoci colpi da grande Milan, almeno per il momento. Per quanto poi le qualificazioni in Champions, come lo scorso anno, ci hanno portato il fatto di poter acquistare forse uno dei centrali più forti d'Europa, come Tomori, e allo stesso tempo poter anche blindare giocatori che ci sono state sirene anche dall'estero, come Theo Hernandez, che adesso è addirittura d'arrivo per quanto riguarda il suo rinnovo fino al 2026, e successivamente ci sarà il passo per Bennacer e Leao. E dunque il Milan probabilmente sta creando una base con un portiere consolidato come Maignan, piuttosto che un Calabria che sarà il capitan futuro, visto che ormai Romagnoli è un punto interrogativo che è più no che sì, che sì, sembra un gioco di parole, che sì che se ne vada subito. E dunque in questo momento noi dobbiamo pensare che dobbiamo creare uno scheletro per poi costruirci un armadio dopo con dei giocatori che poco a poco mettano ciccia a questo Milan. Non siamo ai livelli di una società come Juve e Inter, che non so effettivamente da dove trovino questi soldi, però si sa che obiettivamente la Juve da sempre è stata la mafia del calcio e la mafia i soldi li fa girare in un certo modo, non certo pulito, e l'Inter purtroppo è governata da un altro tipo di mafia, la mafia cinese, che infatti non si sanno mai i capitali come si muovono, come entrano, come escono da quel paese comunista dove praticamente vivono del controllo a tutti i livelli. Quindi io penso che adesso, un po' per rimettere, come dicevo prima, il culo a bagno, mi piace leggere le parole che ha rilasciato Roberto Donadoni, un vecchio cuore rossonero che è stato intervistato proprio dalla Gazzetta dello Sport, e parla anche in linea generale, si fanno i paragoni tra quel Milan dove giocava lui, quel Milan stellare e quello di adesso. Dice: sarebbe ingiusto fare paragoni con la situazione attuale. Poi parla di questo mercato, dice chiaramente stare al palo e vedere giocatori del calibro di Vlahovic finire altrove, certo che può dar fastidio per un tifoso rossonero, però bisogna prendere atto della strada che sta percorrendo questa società. Una strada che ci ha riportato in ogni caso in Champions dopo 8 anni e che in questo momento per il secondo anno di fila la vede il Milan al secondo posto. Quindi è dura anche, dice, sostituire uno come Kjaer, per quanto lui pensa che ancora ci sono dei giorni disponibili per un colpo last minute. Beh, dice, nonostante Gabbia, Kalulu, Romagnoli hanno fatto bene, Tomori, come dicevo io prima, è sicuramente il vero leader e il vero fuoriclasse della difesa rossonera. Poi per quanto riguarda su che sia Romagnoli, dice: la società si è comportata in modo coerente, ma per un accordo bisogna essere in due. Chiaro che non monetizzare con una cessione quattro profili del genere, ricordandosi anche di Donnarumma e Calhanoglu lo scorso anno, sarebbe un vero peccato a livello di cassa, mentre sul piano tecnico non si può negare che il Milan abbia per esempio sostituito Gigio alla grande con Maignan e sia nella stessa posizione di classifica dello scorso anno. Anzi, per noi è andato benissimo questo cambio tra Donnarumma e Maignan. Ci abbiamo sicuramente guadagnato tutto questo perché abbiamo un vero portiere e soprattutto molto più forte, a mio avviso.
L'unico problema è stato Çalhanoğlu, che non è stato, a mio avviso, sostituito degnamente, e lì c'è purtroppo un cavillo che bisogna riconoscere a questa società, che non ha investito in un vero trequartista. E per quanto riguarda Romagnoli, lì in difesa c'è anche lì un discorso che rimarrà aperto soprattutto quest'estate. Lì non voglio entrare ancora perché è una situazione, quella di Romagnoli, che ripeto, non è la stessa situazione di Kessié, che per me se ne dovrebbe già andare adesso, al di là poi che prende anche 5 milioni o 10 milioni dalla sua vendita, è proprio un discorso dell'uomo omignolo. O micciolo o miccolo, chiamate come volete, questo homme niente, per non dire costantemente la parola che voi conoscete, che io riguarda il 71 della smorfia napoletana. E dunque, e anche dice, le tante assenze hanno pesato e qualche passo falso è stato fatto, ma alla fine Milan e Napoli hanno tenuto lo stesso ritmo. È stata piuttosto l'Inter, dice, accelerare negli ultimi 2 mesi, e non è una sorpresa, una squadra molto attrezzata, sicuramente, che è destinata a vincere questo campionato se continua in questo modo. Il dopo Ibra dice, il Milan ci sta ragionando, chiaramente ha quasi 41 anni e per quanto lui dice sia un Highlander, la carta d'identità non fa sconti a nessuno, gli infortuni chiaramente solo una naturale conseguenza. Anche questo è un altro punto che dobbiamo tenere in considerazione. Si è puntato molto su Ibrahimovic come peso dell'attacco, però non è l'Ibrahimovic che abbiamo avuto 10 anni fa, che era un mostro in tutti i sensi. Adesso è un emblema più che altro, è una sicurezza per il gruppo, ma ha dei limiti dovuti proprio all'età, come dice il buon Roberto Donadoni. E sul Milan dice, è difficile dirlo e mi permetta nemmeno giusto domandarsi, il Milan è una squadra molto giovane, formata da elementi di qualità che sono in crescita ma che necessitano ancora di tempo per arrivare al top, e parla di Tonali, Bennassaere e Leao. Sul derby dice, molto importante non solo per la classifica ma soprattutto per l'autostima, viceversa costringerebbe i rossoneri a guardarsi alle spalle anche con una certa ansia. E per quanto riguarda le prime quattro, dice, sicuramente sarà una lotta serrata tra Napoli, Juve e Atalanta, già togliendo chiaramente l'Inter, che lo dà per ovvio che andrà in Champions League, ma dice sì, sono ottimista, il Milan tornerà di nuovo in Champions League. Ed è questo tipo di ottimismo che io voglio che si muova un poco in questo Milan, e soprattutto nel popolo rossonero, perché al di là di tutto quello che sta succedendo in questo calciomercato, chiaramente noi stiamo guardando un po' il giardino del vicino, no? Che dice c'ha l'erba più verde, e noi magari un po' spelacchiata quella. Però ricordiamoci anche che sono 2 anni che il Milan, al di là di tutto, è al secondo posto in classifica, e siamo dietro davvero un'armata costruita non bene, di più tanto tra i titolari che la panchina, quindi stiamo parlando dell'Inter. Io credo che sì, che si può fare sempre di più, si può dare di più senza essere eroi, ricordate quella canzone. Però io credo anche che dobbiamo continuare a sostenere questi ragazzi, e al di là della società che secondo me ha fatto una scelta, che è questa proprio della sostenibilità. So che fa storcere il naso alla maggior parte dei tifosi rossoneri, a me per primo, perché mi piacerebbe tornare a vincere e tornare a essere il Milan che tutti conosciamo. Però probabilmente bisogna accettare, come tutto nella vita, se oggi piove cosa fai? Ti incazzi, allora vai per strada. No, io l'ombrello non lo pongo, non me lo metto. Poi ti becchi l'acqua, torni a casa e ti pigli un'influenza, una febbre, un raffreddore. Quindi accettare che quello che c'è è questo. E quindi, proprio per chiudere, come ho iniziato con la quiete dopo la tempesta, cerchiamo di essere il più possibile, in ogni caso, positivi, pensando che qualcosa possa ancora succedere da qui a fine mercato. E al di là di questo, continuiamo noi a sostenere il gruppo di Pioli, che è un gruppo veramente compatto, un gruppo che segue un vero condottiero, che è appunto Stefano Pioli, e continuare sempre a sostenere, come ho sempre fatto, perlomeno da parte mia, questi colori. E quanto più nella difficoltà, sempre più mi sono sentito milanista. Però adesso non possiamo parlare di questa difficoltà, anche perché questo Milan non è quel Milan di quando giocavamo per andare in Serie B. Quindi, gentilmente, vi chiedo lo stesso, alziamo gli animi e cerchiamo di mandare buone vibrazioni a questo Milan.
Aspetto un tuo commento in basso come sempre, un'iscrizione al canale se ancora non l'hai fatto con campanella attiva per rimanere sempre aggiornato sull'entrata di ogni mio nuovo video, e un bel like chiaramente per muovere tutto stambaradam in tutta questa grande sincronia e sinfonia universale che è YouTube. E io ti aspetto per la solita live pomeridiana serale oggi, ti mando un bacio alle mie amiche, un forte abbraccio a tutti i miei amici, un bel a tutta la tribù, aug, 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 sempre Forza Milan, ovunque e comunque, e dai, sorridiamo un po', che fa sempre bene alla salute. Ci vediamo dopo. Ciao!